psicanalisti illustri. Un primo psicanalista illustre potrebbe essere Nietzsche. Perché? Cosa ha fatto Nietzsche? Nietzsche ha inventato uno stato d'animo psicologico che si chiama nichilismo, insieme al contromovimento che Nietzsche stesso ha battezzato come volontà di potenza. Un contromovimento che è anche però un presupposto. E quando parla di contromovimento, Nietzsche sta esprimendo qualcosa di molto vicino a quello che Jung, sulle orme del suo comune antenato Eraclito, ha ripensato sotto il nome di enantiodromia. Tutto corre in direzione del suo contrario. Questo è il racconto dell'enantiodromia. Il nichilismo deve dunque sperimentato fino in fondo affinché sfoci nei nuovi valori. Nietzsche psicologizza la metafisica. Gli argomenti che porta prefigurano in pieno l'operazione dei pionieri degli psicanalisti. Ecco perché consideriamo Nietzsche uno psicologo ante litteram. Cosa fa Nietzsche? Nietzsche anticipa una psicologia decostruente, disvelante, di riconduzione della filosofia a metapsicologia. E come lo fa? Lo fa esprimendosi sull'indimostrabilità del pensiero puro e sul fatto che nel pensiero agiscono sempre gli affetti e la volontà. D'altra parte anche Federn ritiene che il compito decisivo sia quello di individuare i motivi inconsci che entrano nel pensiero dei filosofi. Pensate quanto è potente l'inconscio. Freud, dal canto suo, già riteneva che la filosofia dovesse divenire oggetto della psicanalisi, che poi, se vogliamo ricollegare i discorsi, come suona l'interrogativo portante di Così parlò Zarathustra? Suona così. Come può essere superato l'uomo? In altre parole, come può imparare l'uomo a partorire fulmini? Dovete sapere che il testo di Nietzsche è stato commentato parola per parola da Jung in un seminario in cui Jung legge la profezia nietzschiana dell'avvento della triade Freud-Adler-Jung. Di cosa parla Nietzsche? Parla di voluttà, di sete di dominio e di egoismo. E cosa sono voluttà, sete di dominio ed egoismo? Sono i tre pensieri fondamentali della triade psicoprofonda, e cioè la voluttà e il sesso, la libido e quindi Freud, la sete di dominio e la volontà di potenza e quindi Adler, e l'egoismo è assimilabile al concetto di individuazione, e qui arriviamo a Jung. Cosa ha annunciato della psicologia del profondo Nietzsche? Più o meno tutto. E di questo ne erano consapevoli i pionieri della psicanalisi, e ne era consapevole in particolare Jung, il quale riconosce che Nietzsche è stato un grande psicologo, uno che si è reso conto dell'equazione filosofia uguale psicologia, uno che ha anticipato la psicologia moderna, ad esempio nel mettere a fuoco la connessione virtù-passioni, nel nominare il sé, il pensarlo come costituito da coppie di opposti e dalla loro riconciliazione, nel fiutare i motivi oscuri a ridosso degli atteggiamenti e delle azioni, nel ritenere che l'uomo non dimentichi nulla, ma anche nell'ipotizzare che si dia un'intenzionalità inconscia, o nel concepire l'esistenza della sessualità sublimata, e anche persino nell'aver compreso aspetti fondanti della psicologia del sonno. Insomma, se fosse vissuto ai nostri tempi, sostiene Jung, Nietzsche non avrebbe potuto a meno di fare l'analista. E Jung si propone a suo modo come l'analista e l'analista didatta di Nietzsche. L'oltreuomo di Nietzsche partorisce il fulmine della psicanalisi. Diciamo anche che Nietzsche partorisce il desiderio della psicanalisi di partorire l'oltreuomo, come si esprime Giorgio Antonelli. Io dico che alla luce di Nietzsche la psicoterapia sarebbe stata una psicoterapia eroica, nella quale il paziente viene indotto a comportarsi come eroe grazie ad un atteggiamento di fede dell'analista nella temerarietà del paziente. Allora diciamo che perché il miracolo della trasformazione psicologica sia possibile e la ferita, questa spina dolente confitta nell'anima, possa
da tenebra ed oscurità, schiarirsi ed irradiare luce, è necessario un atto d'amore. E quindi in ultima analisi di dedizione, cioè di fede. Ecco perché lo psicanalista è il desiderante a oltranza. Il suo desiderio è irriducibile, come irriducibile è il suo desiderare il desiderio dell'altro. Desiderare il desiderio dell'altro. Nietzsche avrebbe potuto leggere nella psicanalisi appunto l'esplicarsi di un esperimento del genere. Avrebbe potuto leggere il setting come una sorta di matrice di base di quell'esperimento. Che le cose stiano anche in questi termini lo scriverà Freud espressamente. Anzi, lo scriverà attraverso Freud un suo prodigioso lapsus. Chi è il superuomo? Io sono quel superuomo psicanalitico, scriverà Freud a Ferenczi, omettendo il non, perché avrebbe voluto dire io non sono il superuomo psicanalitico, invece dice io sono. Questa enorme volontà di potenza, questa volontà volta al dominio degli uomini, dice Binswanger, è rinvenibile nell'interpretazione dei sogni di Freud, che esprimerebbe una sublimazione perfetta della sua pulsione di dominio psichico sugli uomini. E qui Binswanger avrebbe colto ciò che in realtà muove il desiderio degli psicanalisti. Questa è un'affermazione che scotta. Qualcuno scriverà che di questo esercizio del potere nel setting gli psicanalisti non vogliono saperne. Cosa risponde infatti Freud a Binswanger? Che non lo vuole contraddire sulla questione dal momento che lui, Freud, della volontà di potenza non sa nulla. Resta però il lapsus. Comunque, a testimonianza della filiazione nietzschiana e superoministica della psicanalisi. Lou Andreas Salomé, ad esempio, sosterrà che il superuomo costituisce il fine della psicanalisi. Il romanziere Arnold Zweig, dal canto suo, scriverà che Freud compie Nietzsche. Se Nietzsche ha annunciato l'anticristo, Freud è l'anticristo. Se Nietzsche ha parlato di una trasvalutazione di tutti i valori, ebbene questa si fa evento nell'analisi. Così come in analisi si realizza l'aldilà del bene e del male e la liberazione dall'ideale ascetico. Analogamente, Totem e Tabù invera la nascita delle tragedie. Sulla questione del superuomo, Freud ritornerà in Psicologia delle masse e analisi dell'io, in cui il superuomo viene paragonato al padre dell'orda primordiale. Freud qui suppone che il padre dell'orda non amasse alcuno al di fuori di se stesso e che quindi amasse gli altri solo in quanto servivano i suoi bisogni. Vedete, qui si può tentare una riflessione. In fondo, in ogni relazione profonda deve essere realizzato dell'odio, dal momento che nessun rapporto è scevro dall'ambivalenza. Gli esseri umani particolarmente dotati, quando utilizzano l'altro come catalizzatore della loro esperienza, devono assumersi delle responsabilità, la responsabilità di distruggerlo. E Freud lo fece con un coraggio che è incomparabile nella storia delle relazioni umane. Ferenczi, dal canto suo, era addirittura giunto a scrivere il proprio morire dissanguato ai propri pazienti. Destino in cui incorre chi troppo pratica il lusso dell'introiezione, come Nietzsche. La scuola della sottomissione è stata per lui la scuola dell'introiezione, per non dire masochismo. E il masochismo che cos'è? È tutto dentro. L'odio invece esige un fuori. E la morte prematura di Ferenczi non sembra essere senza relazione con l'aver Ferenczi troppo introiettato. Il labirinto in cui Nietzsche è sprofondato invece ci reca la dolorosa testimonianza di un odio che non ha fatto in tempo a proiettarsi sul mondo. Un odio che rodeva dentro, parente stretto di quel risentimento che costituiva agli occhi del filosofo di Zarathustra una sorta di peccato originale, ovvero il dir no alla vita. Per poter vivere occorre odiare,
Per poter vivere bene occorre saper odiare. E questo ha a che fare con la fine dell'analisi. Secondo Fordham, il modo migliore per poter comprendere il lavoro sulla fine dell'analisi consiste nel considerarli esempi di una conclusione ideale. Gli analisti parlano della fine, ma in realtà cosa fanno? Raccontano racconti. Ma cos'è il racconto? È una fiction. E fiction significa anche creazione. Allora, i finali dell'analisi sono finali di un racconto, finali in molti casi sovrapponibili e quindi non esclusivi. Jung declina, ad esempio, 9 finali tipici, secondo i quali il paziente terminerebbe l'analisi. Ad esempio, dopo un buon consiglio, dopo aver fatto una sufficiente confessione, dopo aver realizzato un contenuto essenziale rimasto fino ad allora inconscio, dopo un distacco dalla psiche infantile, oppure anche dopo aver realizzato un buon adattamento in una situazione di difficoltà, dopo la scomparsa del sintomo, naturalmente, dopo il verificarsi di un importante evento come un matrimonio, un divorzio, il passaggio ad una diversa professione, eccetera, ma anche dopo una conversione o una riscoperta della religione, dopo aver iniziato a edificare una filosofia pratica della vita, pratica. Ecco, se dopo tali finali di racconto il paziente ancora cerca, questo, dice Jung, corrisponde ad un processo dell'anima. In ragione del suo corrispondere al processo dell'anima, l'analisi si può definire terminabile o interminabile, anzi, da terminabile diventa, senza possibilità di ritorno, interminabile. Per Jung l'anima appare il criterio ultimativo, l'orizzonte dei racconti, il racconto dei racconti. Melanie Klein, dal canto suo, dice che c'è un racconto ulteriore che presuppone tutti i finali. L'aver conseguito stabilmente potenza sessuale, l'aver acquisito quindi una capacità di amare, l'intrattenere relazioni buone, così come il lavorare, la stabilità psichica, la capacità di difesa dell'io. Ecco, tutto questo sono, relativamente alla questione della fine dell'analisi, dei criteri validi. Ma, dice la Klein, sono indipendenti dal criterio ultimo, ulteriore, che vuole, legato alla fine dell'analisi, alla capacità di fronteggiare le angosce persecutorie, depressive, e quindi alla capacità, in fin dei conti, di vivere il lutto. E come si vive il lutto? Un modo di farlo, secondo me, un modo di farlo in analisi, è attraverso il silenzio. In attenzione e interpretazione, Bion, un altro grande della psicanalisi, fa delle considerazioni su come si possano spiegare i silenzi. Impiega i silenzi lo psicanalista per comunicare materiale non verbale, che, scrive Bion, assomiglia al pittore quando comunica materiale non visivo, oppure assomiglia al musicista quando comunica materiale inudibile. Il punto di partenza, però, qui è la nozione elaborata da Freud di attenzione ugualmente fluttuante. Bion la ridefinisce come un sognare l'analisi. Lo psicanalista deve poter sognare l'analisi mentre l'analisi avviene. Sognare l'analisi mentre l'analisi avviene. A me sembra che il luogo in cui ciò si rende possibile sia appunto il silenzio. La resistenza, e qui Bion si allinea ad una prospettiva già abbracciata da Ferenczi e da Ranke, anche da Lacan, la resistenza è resistenza dello psicanalista, il quale, ne è testimone l'angoscia, resiste all'analisi nel momento stesso in cui si rifiuta di sognare il materiale del paziente. La sequenza di equazioni formulata da Bion è non sognare uguale resistere, che poi è uguale a non introiettare. E questa equazione suona decisamente ferenziana.
ed è soprattutto quando sogna l'analisi che lo psicanalista impiega i silenzi, consentendo alla stessa analisi di essere tale. Ma perché l'analista sperimenta angoscia? Bion sostiene che se l'analista sperimenta angoscia, ciò segnala che si sta rifiutando di sognare, e cioè sta resistendo all'elaborazione di materiale onirico del paziente, non lo sta introiettando. Potremmo allo stesso titolo invertire la sequenza e affermare altrettanto legittimamente che se l'analista non sogna, questo non sognare significa l'angoscia stessa dell'analisi. L'analisi entra nell'angoscia laddove lo psicanalista non la sogna. Se l'analisi non sogna, l'analisi non c'è. Giorgio Antonelli sottolinea come il pronunciamento di Bion, secondo la quale l'analista deve sognare l'analisi, costituisca un altro formidabile equivalente dell'enigma di Jung: si deve diventare ciò che accade nel mezzo. Allora è l'analisi, propriamente, a diventare ciò che accade nel mezzo. Bion qui inverte il procedimento freudiano che riguarda il sogno. Se per Freud nel sogno si tratta di un movimento che porta dal materiale inconscio e che in quanto tale incomprensibile al sogno, e da questo, dal disfacimento di questo alla comprensibilità, Bion invece intende il lavoro del sogno come un'operazione di immagazzinamento del materiale inconscio. In termini tecnici, tale immagazzinamento è idoneo alla trasformazione dalla posizione, diciamo, schizoparanoide a quella depressiva. Ecco come la mancata interpretazione di un sogno diventa il contributo più potente da parte dell'analista alla produzione di acting out. E qui torniamo all'angoscia. L'angoscia dell'analista è uno dei segnali che indica che egli si sta rifiutando di sognare il materiale del paziente. Non sognare equivale ad un resistere, uguale non introiettare. La seduta, dirà Bion, è l'unico momento in cui posso entrare in contatto con quello che non so. In altre parole, l'analista deve coltivare la sua capacità di sognare da sveglio e deve poter sognare l'analisi mentre questa avviene. Quando ad esempio Bion sostiene che l'analista deve operare senza desiderio e vuole con ciò significare che l'analista non deve nutrire alcun desiderio nei confronti della fine della seduta o della cura o anche della comprensione, sembra riecheggiare un assunto ferenziano dell'analisi infinita, ovvero di un'analisi condotta come se il suo tempo fosse eterno, fosse cioè il tempo dell'inconscio. E oltre a ciò, Bion sembra sviluppare il fondamentale discorso di Ferenczi e di Rank sul significato di resistenza dell'eccesso di sapere dell'analista. Un altro grande, Winnicott, non è da meno quando afferma che se l'analista trattiene il suo sapere si fa spazio per il paziente. E lo spazio di cui parla Winnicott è letteralmente il medium di cui fa questione Jung e che illustra molto bene Giorgio Antonelli. Winnicott parla espressamente di area intermedia dell'esperienza, la stessa nella quale si tratta del transito dei fenomeni, detti appunto transizionali, e quindi del giocare, del creare, un'area eccentrica, sia rispetto all'interno che all'esterno, alla realtà esterna. Questo esperire intermedio, questo spazio potenziale tra il bambino e la madre, diventa quindi pensato come luogo. Il problema, secondo Winnicott, non è soltanto relativo a cosa facciamo quando, ad esempio, ascoltiamo musica, leggiamo, giochiamo a tennis. C'è ancora un'altra domanda. E la domanda suona: dove siamo? Se mai siamo in qualche parte, da qualche parte. Ecco, se l'analista trattiene il suo sapere, libera spazio potenziale. Se l'analista sospende il proprio narcisismo, il proprio eccesso di sapere, se l'analista si contrae, si fa l'analisi. E che nome prende quello spazio se non il nome del mezzo, il luogo dove accade l'accadere?
ma in quel sacrificarsi ne va del patire. Per questo parliamo anche di pazienti. I pazienti patiscono, e anche gli analisti, che sono medici, appunto in ragione del fatto che in loro si dice il medio, cioè la misura che ristabilisce l'equilibrio, l'ordine nel corpo malato. Perché ciò accada occorre patire. Gli analisti che si contraggono e muoiono patiscono. Ma in che senso va inteso questo patire? Va inteso come un modo della forza, dell'aprirsi alla trasformazione. Patire per aprirsi alla trasformazione. Già per Aristotele il patire costituisce un modo, anzi il primo modo della potenza. La potenza del patire, che è il principio di mutamento, lo dice chiaramente Aristotele. In questo senso la potenza del patire fa tutt'uno con la potenza del fare. E noi potremmo dire che all'analisi spetta la potenza del fare, e ai due morenti, analista e terapeuta, nel setting analitico spetta la dinamica del patire. Il contributo di Winnicott sul silenzio apre una prospettiva sulla capacità di essere soli. Winnicott lega esplicitamente il silenzio alla solitudine. Se la capacità di essere soli è uno dei segni più importanti di maturità dello sviluppo emotivo, è possibile ritenere che il suo rispettivo clinico sia rappresentato da una fase o da una seduta di silenzio, durante la quale il paziente, lungi dal resistere al lavoro analitico, sta conquistando qualcosa per sé. È anche possibile, osserva Winnicott, che in una di queste fasi o sedute il paziente sia stato capace di essere solo per la prima volta. La bellezza di questo assunto sta nel legare la situazione transferale all'ontogenesi della capacità di essere solo. In effetti le due situazioni, ontogenetica e transferale, si lasciano meglio leggere nella misura in cui si illuminano a vicenda. Il punto fondamentale che dobbiamo capire è che da una parte la relazione tra interpretazione e silenzio e dall'altra parte abbiamo invece la creatività del paziente. Winnicott approda ad un atteggiamento analitico nel quale interpretare a tutti i costi rischia di togliere spazio al paziente, di derubarlo della sua creatività e quindi in definitiva della sua analisi. Winnicott afferma di interpretare raramente e che l'analisi procede nel migliore dei modi proprio sulla base del suo non dire nulla. Dietro questo non dire nulla comunque sta l'assunzione teorica che l'analista sa bene cosa sta succedendo in analisi. Ora, appunto di questo si tratta, della relazione col silenzio, tra silenzio e sapere, relazione tra silenzio e sapere. E qui Winnicott sembra ricalcare le ombre di Ferenczi e di Rank, che furono critici sull'eccesso del sapere, di sapere dell'analista. L'analista osserva il silenzio perché sa e non interpreta, sacrifica il proprio sapere e la propria parola, perché possa darsi spazio per il paziente. Ma a che serve il silenzio? E cos'è una terapia riuscita? Una terapia riuscita, dice Hillman, è una collaborazione fra narrazioni, una revisione della storia in una trama più intelligente, più immaginativa, che implichi il senso del mito in ogni parte della storia. Sapete, sfortunatamente noi terapeuti siamo troppo poco consapevoli di essere dei cantori. I nostri modi narrativi, dice Hillman, si limitano a quattro tipi: epico, comico, poliziesco e realistico sociale. Nell'epico avremo a che fare con casi che mostrano lo sviluppo dell'io, la sua infanzia, gli ostacoli, insomma l'epopea eroica. Nel comico avremo racconti di rogrovigli, di identità scambiate, sessi incerti che sfociano poi nel lieto fine dell'adattamento. Nel poliziesco è tutto uno smascherare trame nascoste attraverso indizi. Nel realistico sociale invece ci saranno
le descrizioni dettagliate e fedeli di circostanze minute. Qui la famiglia, in poche parole, è una disgrazia. Le condizioni ambientali sono un'altra disgrazia e via dicendo. Nella psicoterapia del fare anima, che è quella di Hillman, l'immaginazione acquista realtà soltanto se ci si crede. Il lavoro del fare anima si preoccupa essenzialmente di evocare la fede psicologica, la fede nella realtà dell'anima. La fede psicologica comincia nell'amore delle immagini e fluisce attraverso le fantasticherie, nelle fantasie, nelle riflessioni, nelle immaginazioni. Del resto, lo dice bene Jung, anima è il ponte verso l'ignoto. La coscienza animica non solo relativizza la coscienza egoica, ma relativizza anche l'idea stessa di coscienza. E allora non è più chiaro qui quando siamo psicologicamente consci e quando inconsci. Perciò l'io tende a considerare sfuggente, capricciosa, oscillante la coscienza animica. Il terapeuta è colui che accudisce in questa visione, in questo processo, è colui al quale appoggiarsi, aggrapparsi, che offre sostegno. Se, come potremmo sostenere sulla scia di Colt, abbiamo a che vedere con l'uomo tragico, l'uomo del sé, e non semplicemente con l'uomo nevrotico o edipico o semplicemente pulsionale, allora il sacrificio deve necessariamente esserci. E questo è un tema che vorrei approfondire e a sovrapporre a quello precedente. Ma in cosa consiste il sacrificio? A Colt non sfuggiva certo la questione sacrificale, quella necessità che lo psicoterapeuta sia morto, come dicevo prima, appunto perché si faccia il sacro, diciamo così. Non si esprimeva ovviamente in questi termini Colt, ma in questi termini non credo potranno mai esprimersi i prosecutori a diverso titolo della lezione di Freud. Colt ha conosciuto certamente il costrutto dell'attraversamento e lo ha applicato al narcisismo. Il narcisismo di Colt è un narcisismo attraversato, perché tale attraversamento, affinché abbia luogo, Colt ha dovuto patire, lo ha accolto, si è fatto ricettacolo, luogo. Accogliere la grandiosità dell'altro è molto più sacrificale che accogliere la rabbia. La grandiosità dell'altro mette in discussione la mia. Ora, com'è possibile empatizzare con la grandiosità dell'altro se non ci si fa vuoti? E non è forse perché ci si fa vuoti che il narcisismo della prima psicanalisi diventa narcisismo attraversato di Colt? Non sfuggiva a Colt, nonostante i diversi linguaggi implicati, la questione dell'essere morto come necessaria tappa in psicoterapia. Lo dice splendidamente in un passo in cui fa questione della lezione che più di altre ritiene di aver appreso nella sua vita di analista. Colt scrive di aver appreso che quanto detto dai pazienti è vero, è vero. Ferenczi l'aveva preceduto in questo riconoscimento, contrariamente al voltafaccia di Freud, che considerava fantasie i racconti dei pazienti. Fantasie che avevano effetti reali, certo. Colt scrive che la sua verità era superficiale, la sua, quella di Colt, mentre la verità dei pazienti era profonda. In questo Colt si mostra vicinissimo a Ferenczi. Analogamente, sempre nel segno di questo essere morto dello psicoterapeuta, essere morto al sapere, essere morto al sapere trasmesso da Freud, Colt sospende nella pratica analitica la presa in considerazione dei lapsus, per esempio. Li fanno i pazienti, gli psicoterapeuti, naturalmente. Nessuno può negare il significato della scoperta di Freud nel campo della psicopatologia quotidiana, certamente. Ma ne consegue che è molto più analitico, molto più saggio
prestare poca attenzione ai lapsus. A questa, come la chiama Coutt, manifestazione minore dell'inconscio. Prestare molta attenzione ai lapsus, indagarlo fino alle sue estreme conseguenze, interrompe sempre qualcosa, interrompe un processo di integrazione, per esempio. Prestando attenzione ai lapsus, lo psicoterapeuta non riconosce il farsi di quel processo, umilia il paziente, replica la sua esperienza di frammentazione. Per altri versi, collocando entro un quadro più generale questa mossa ritentiva di astensione, bisogna aggiungere che Coutt privilegia il concentrarsi sulle tendenze sane del paziente, non quelle regressive. Per questo motivo Coutt riteneva necessario riconoscere i progressi del paziente e riteneva necessario farlo con entusiasmo, non con neutralità. Anche nel far questo, Coutt accoglieva la lezione di Ferenczi, lezione che potremmo chiamare di indulgenza narcisistica, e anche la lezione di Rank, la stessa che sarebbe stata fatta propria poi da Caro Tenuto, nella prospettiva di quella che io chiamo psicoterapia eroica. Un atteggiamento diverso aveva Freud, che quando il paziente entrava nella sala d'aspetto, nello studio, e lasciava la porta aperta, senza incertezza Freud gli diceva subito di andarla a chiudere, e diceva che questo è molto importante perché, lasciando la porta aperta, il paziente aveva espresso il suo disprezzo per lo psicanalista. Ora, concludendo, cos'è importante per l'inconscio? Per l'inconscio è importante esprimersi liberamente, ma bisogna tenere presente che con una buona analisi si dimentica qualcosa. In altre parole, il fine dell'analisi è dimenticare. Sembra umoristico, ma è così. È il contrario del persistere. Cioè, che cos'è l'analisi? È lo sciogliersi. L'analisi scioglie. È lo sciogliersi di un nodo, di un legame. Vedete, tra le strutture logiche che meglio delineano, per analogia, il fondamento della memoria è quello della persistenza. Il persistere consta di una dialettica che presuppone un darsi di un'opzione che impone la sua considerazione, ma che tale considerazione mai soddisfa pienamente, e per questo ritorna a imporsi, ritorna sempre. Il persistere implica prima un insistere, quindi un non desistere e quindi un sussistere. L'analisi mina il persistere del rimosso, il ritorno del rimosso, mina il ritorno, mina la memoria, svuota il contenitore per aprirlo al nuovo. Questa è la psicologia eroica di cui vado parlando io. Se volete saperne di più, visitate il mio sito www.robertoruga.it, dove troverete oltre 100 video. Grazie, arrivederci a tutti.